John Bourne, ragazzi, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel video nel quale andremo a costruire la nostra squadra su FIFA Ultimate Team. Come potete vedere qui in alto, dai crediti ho 156.000 crediti circa. E oggi andremo a costruire quella che sarà la squadra che poi ci accompagnerà durante tutto l'anno. Però ragazzi, vi sto per chiedere una cosa molto molto importante. Perché se per caso voi foste interessati a vedermi smadonnare in Weekend League, dovete assolutamente qua sotto lasciare una marea di mi piace. Ma una marea. Voglio sentire tutto il vostro supporto. E voglio anche che vi iscriviate al canale per supportare il progetto. Mi raccomando, perché ogni giorno sto uscendo un video, da lunedì al sabato alle ore 15:30, quindi mi raccomando, continuate a rimanere sintonizzati esattamente come state facendo in questo momento. Detto questo, c'è un pacchetto da aprire, non so cosa sia, ma adesso lo apriamo. Ah, è una cazzo di leggenda in prestito. Che cazzo ci faccio una leggenda? Vabbè, prendiamo Pelé. Pensavo che fosse qualcosa di più clamoroso, invece è una fottutissima leggenda in prestito. Negozio, che ci abbiamo? Pacchetto giocatore da tenere d'occhio. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti. Perché questo potrebbe essere buono. Vediamo un po'. Fuoco. Italia. COC. Juve. Locatelli. Ah, poteva andarci meglio. Vabbè che è one to watch. Ma credo che fosse d'obbligo avere un one to watch. Credo che fosse d'obbligo trovarlo. E non è nemmeno scambiabile. Poteva andare meglio, indubbiamente, secondo me. Detto questo, continuiamo a vendere tutti. Meno male. Almeno li leviamo un po' dai coglioni e facciamo dei soldi. E andiamo, partiamo con la costruzione della squadra. L'unica cosa che ho in squadra in questo momento è Romelu Lukaku, che l'ho trovato in un pacchetto e adesso non mi sento ancora di venderlo. Detto questo, Lukaku quindi partirà come perno centrale del nostro attacco. Allora, partiamo dal modulo e io vorrei giocare con un... Allora, lo sto ancora cercando, eh. Forse questo qua. Che non mi dispiacerebbe. E ovviamente Lukaku lo vado a mettere punta, che è l'unica cosa su cui siamo certi. Andiamo a costruire la nostra squadra. Allora, in porta mi piacerebbe prendere Neuer, ma non ho la più pallida idea di quanto valga in questo momento. Tanto, vale tanto, quindi non lo so. Forse andremo per gradi. Ok, vale sui 45.000, in realtà i soldi ce li abbiamo. Però forse conviene fare prima la squadra e poi gettarsi su quello che costa più di tutti. Allora, il primo che vorrei prendere è la Croix, che in realtà è davvero davvero buggato. Però costicchia la Croix. Ecco, si trova lui, vediamo se riusciamo. No, non ce l'ho fatta. Puttana Eva. Mazza, costa sui 30.000, non è poco, raga. Non è poco per niente. Oh, cazzo, non riesco a comprare un La Croix. Niente. Ok, ho comprato un La Croix, io ho fatta. E lui sarà il perno della nostra difesa. In realtà vicino a lui ci sarà Klostermann, se riusciamo a prenderlo con i soldi che abbiamo. Che nonostante è più forte, dovrebbe costare una cazzata. Tipo, secondo me con 6.600, no? 8.600? Sì? Bene, bene, non costa un cazzo, meno male. Meno male, perché ci servivano i spicci da tenerci da parte. Perfetto, pagato 7.000, preso Klostermann, va bene così. Poi sulla sinistra vorrei prendere Nico Schulz, che veramente, raga, non costa nulla Nico Schulz. Nulla, proprio niente, ma che cazzo. Cioè, non sono abituato, che quanto costa? 700? Ma nemmeno. Sì, dai, con 700 ce lo portiamo a casa. E invece a destra vorrei prendere Mbabu, Kevin Mbabu, che te lo die. Sì, vabbè, lui, non è che costano tutti così, mo, eh. Tacito a quanto costi Mbabu. Tacito a quanto costi Mbabu. Ok, il prezzo di Mbabu si aggira sui 16.000 circa. Nemmeno. Dai, però. Ok, 16.500. Vendita terminata, mannaggia a voi, mannaggia. Datemi un Mbabu. Preso, ecco qua, preso anche Mbabu. E abbiamo fatto tutta la difesa. Occhio, raga, perché più spendiamo adesso e meno spendiamo dopo. So che 16.1 invece, grazie al cazzo. Però poi è importante buttarsi su Emre Can, che da mediano è perfetto in questo gioco qui. E che comunque alla fine costicchia, perché non è che te lo regalano, nessuno ti regala niente. Però manco male, dai. Ok, pagato 11.000 crediti. L'altro che comporrà il centrocampo è Denis Zakaria, che vale anche meno in realtà. Molto meno in realtà. Cioè, molto non si allargamo. Però con 5.500 non l'abbiamo preso. Ok, l'abbiamo preso. 5.500, ci portiamo a casa Zakaria. Ok, allora qui vorrei prendere Martial come trequartista, se gliela faccio, se me lo lasciano, se esiste nel mondo, ok? Sì, esiste nel mondo, dai, lo prendiamo qui, COC, lo volevo proprio il COC di Martial, perfetto. E dall'altra parte vorrei prendere Sissoko, COC. Raga, Sissoko non costa veramente nulla, ma veramente nulla. Preso a 2.200, mamma mia, niente, raga. Comunque pensavo di andare a pagare di più per la mia squadra. Invece al momento no. Cioè, al momento mi sono rimasti pure tanti crediti.
Allora, andiamo a metterla. Intanto trasferimenti, cosa è successo? Lista trasferimenti, abbiamo venduto qualcuno? No, cioè sono finiti i giocatori. Allora, obiettivi di mercato, cosa è successo? Ma che chi se lo incula? Abbiamo già preso la Croa. Allora, andiamo a mettere la squadra in campo. Quindi, Martial qui, Sissoko qui, Emre Can qui, Zakaria qui, il portiere non ce l'abbiamo ancora, Klosterman nella Croa centrali, Babu a destra e Schulz a sinistra. Raga, la squadra al momento, secondo me, è valida ed è buona. L'unica cosa, lui dobbiamo trasformarlo in CC. Eccolo qua, fatto. Allora, detto questo, bisogna prendere un COC e un portiere. Allora, per quanto riguarda il COC, a me piacerebbe tanto riuscire a prendere un giocatore che però non ho idea di quanto costi. Ve lo dico tra un attimo se è possibile arrivarci. Non è possibile arrivare. Quanto costa Son, ragazzi? Ma noi stiamo scherzando? Ma vi siete drogati tutti quanti? Ma dai, ma di che stiamo parlando? Vabbè, sicuramente in porta prendo Neuer, che più o meno sta sui 50.000 anche in realtà. Vediamo se partendo da... No, 30 è poco. Da 40.000 si riesce a prenderlo, no? Ok, a 45 si trova qualcosa. Buono. Perfetto, preso Neuer. Detto questo, tecnicamente ci basterebbe prendere un COC anche da 30.000. Cerchiamo di capire un attimo cosa ci può servire e come ci può servire lì il COC. Tanto metto Neuer in porta. Allora, il discorso è tecnicamente che qui non è che qualunque calciatore io metto va bene. Però... allora, no, il discorso è che servirebbe uno della Bundes. Uno della Bundes. Devo riflettere. Perché io 100 di intesa voglio farlo. Anche perché la squadra l'abbiamo costruita da zero. Allora, sentite, mi è venuta un'idea. Al momento voglio provare a vedere se prendendo un Kunku, però non la carta normale, bensì credo sia il Team of the Week, ecco, se prendendo un Kunku si riesce appunto a... boh, ad avere un'intesa buona. Ok, costa sui 26.000, ci può sta? 25 non ce l'ha, 26.2. Ok, prendiamolo, vediamo un po'. Che cazzo però, la gente comunque si attacca a tutti i centesimi, oh. Dai, dagli 250 in più, ma che mana fotte. Perfetto, preso un Kunku, lo mettiamo subito in squadra. Sono rimasti anche 6.000 crediti. Però abbiamo... abbiamo 80 di intesa. Allora, sto cambiando modulo perché secondo me così ci riusciamo. L'unica cosa è che forse, e dico forse, Martial era meglio se l'avessi preso. Guarda un attimo perché devo capire questa cosa. L'ho pagato, allora l'ho pagato 7.500, ma il problema è che io lo volevo, metti sul mercato, io lo volevo attaccante. Ho sbagliato io, sono un coglione. Quindi lista trasferimenti, vabbè, ci frega niente. Mercato, vabbè, allora ditelo. Mercato, il problema, sapete qual è la cosa proprio divertente, ilare, che fa proprio ridere? È che in questo momento io non posso prendere Martial perché non ho i 7.500 per prenderlo da attaccante. Devo aspettare che qualcuno me se lo puppi. Ma lui in realtà sta anche a 6.400, però devo aspettare di venderlo. E in momento, al momento quei soldi non ce li ho. Eccolo, mi sa che l'ho venduto perché sono arrivati a 12.000. Sì, perfetto, allora andiamo a prenderlo. Ok, preso Martial esattamente come volevo. Perfetto, comunque rimane il fatto che non abbiamo 100 di intesa. Mo cercheremo dei cabinati. Porca la vacca, oh porca. Volevo provare a fare un'ibrida, ma non è che mi sia riuscito granché. Vabbè dai, comunque più o meno ci sta. Adesso metto tutti i miei prestiti. No, in realtà metto solo i super sub in panchina. Non mettiamo tutti i prestiti perché sennò poi il livello della rosa sale troppo. E ok, ci siamo. Io direi di andarla a fare una partitella, dai. Diciamo di provarci. Facciamola una gara, vediamo un po' come va. Facciamo un... allora, non ci sto capendo un cazzo su come funziona. Facciamo una partita alle Rivals. Mi dicono che devo mettere un allenatore. Fermi tutti, mettiamo un allenatore. Ce l'avremo tanto, no, un allenatore qui. Allora, mettiamo Benitez. Dai, mettiamo Benitez. Guarda lì che top player. Dai, andiamo a giocare. Mamma mia, guardate che latenza che c'ho. Guardate che latenza. Che bello, ragazzi, avrò una connessione. Allora, lui c'ha 100 di... che cazzo, manco il tempo di vederla. C'ha 100 di intesa e c'ha una serie A, da quello che ho capito. Proviamo a arargli il culo. Attenzione, Lukaku. Subito, Lukaku. Lukaku, entrate immediatamente. Manco due minuti, ragazzi, e subito 1-0. Ha segnato Romelone Lukaku. Meno male. C'era ancora Lukaku. Ancora Lukaku, scarica per Sissoko. Sissoko la mette dentro, la palla resta lì. Spazzata. Zakaria.
Zaccaria vede lo spazio, calcio d'angolo. Un concu alta! Sti colpi di testa, ragazzi, non ce la farò mai a farli, non ce la farò mai. Quanto cazzo corre Di Lorenzo? Ma che c'ha? Ha preso la macchina. E il motorino ha preso Di Lorenzo. Attenzione, Muriel, il miracolo di Neuer. Vedi che vale la pena avere Neuer. Attenzione, Emre Can per un concu. Un concu murato, ancora un concu, ancora murato. Ma che cazzo è? Un punchball. Attenzione, ancora un concu. Non tirare più che tanto ti murano. Zaccaria, niente da fare, mi sono schiantato contro la difesa. Lukaku per Martial. Cazzo la parata, Lukaku. Ed è 2-0 al 28esimo. Ancora Romelu Lukaku. Bene raga, bene, partenza ottima. Partenza ottima. A me quanto è forte Mbabu. Sissoko, Sissoko. Sì per Lukaku. Lukaku, Lukaku la può mettere dentro, ci mette troppo. Sissoko per Mbabu. Mbabu, Mbabu la può mettere dentro. Martial murato ancora. Madonna quanto murano. Comunque vi dirò, la squadra totale, considerando anche il prezzo di Lukaku, è di 200.000 crediti. E non è male ragazzi, non è male per niente al momento, da quello che sto testando. Certo dobbiamo un po' migliorare l'intesa, anzi se avete consigli scommentatelo qua sotto. Però al momento non è male per niente, non mi posso lamentare di nulla. Se non di lui che ci metta 2 ore a battere una rimessa laterale. Fine primo tempo, 2-0 per noi. Dai, facciamogliene un altro così quitta. Schulz per Nkunku. Ecco Nkunku. Mamma mia che giocatore comunque. Mamma mia che giocatore Nkunku. Mamma mia. No, si è fatto togliere la palla. Però è forte veramente. Lo vedo proprio palla al piede. Poi comunque Rabiot. Ma possiamo farci intercettare da Rabiot? Oh, ma che cazzo. No, 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 no. No, Neuer, ti prego. Grande Neuer. Dai, non potevo prendere un gol del genere, ragazzi. Io non andavo. Cioè, sono scivolato per prendere la palla. È scivolato pure lui. Siamo scivolati insieme. Ci abbiamo messo entrambi allo stesso tempo ad alzarci. Non c'ho parole, oh. Chan per Sissoko. Sissoko, Sissoko rientra, la mette dentro, spazzata fuori, ci andiamo noi, Zaccaria, Zaccaria, la parata, la palla resta lì, Martial, bravo il portiere loro, bravo Szczęsny, Sissoko per Nkunku, Nkunku per Chan, Chan calcia, murato, calcia ancora, amore, che cazzo, rimuralo, che cavolo, Zaccaria, Chan, niente, Zaccaria, Lukaku, Lukaku non lo muri, cazzo se l'ha mangiato Lukaku, maledetto te, maledetto Lukaku. Ma vogliamo fare il terzo? No, oddio, via via. Bravo Neuer, mamma mia, ma che stiamo scherzando? Hanno preso un incrocio dei pali che ancora trema. E allora partiamo noi in contropiede. Sissoko, 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 tira la... Madonna, comunque Sissoko sotto porta fa veramente vomitare. Fa veramente schifo Sissoko sotto porta. Comunque non finisce più sta partita, oh. Io sono abituato alla carriera. Partito là infinito, durano 7 anni. Raga, c'ho i cambi in prestito ma non li faccio. Uno perché è una cosa disgustosa. E due perché mi ritengo per far rosicare quelli quando stanno vincendo. Perché adesso sto, cioè a meno che non mi recuperino, in quel caso magari butto dentro qualcuno. Adesso siamo 2-0, non mi pare il caso. E te levi Osimhen, non mi pare il caso di buttare. Madonna, i Pelé. Vedi che ce l'ho in prestito, cioè no, mi tengo i miei al momento. Mi tengo i miei Pelé. Mamma mia Nkunku, mamma mia Nkunku. Quanto mi eccita questo giocatore calcisticamente parlando. Emre Can, Emre Can per Zaccaria. Zaccaria cerca uno spazio. Poi la dà di nuovo a Martial. Qui l'ho preso, sono scemo io. Madonna, lo stavamo prendendo da Osimhen. Meno male che c'è Neuer. Acquisto più giusto della storia degli acquisti giusti. Attenzione perché siamo partiti in contropiede. Zaccaria, Zaccaria, Zaccaria. Mazza che chiusura. Nkunku vede Sissoko, era in fuorigioco, cavolo. Sissoko, Sissoko, possiamo chiudere. Ma perché la... Ma che cosa sta succedendo? Ma perché l'ha data dietro? Non capisco. Non ho mica capito perché l'ha data dietro quando l'ho data io al centro. Maledetto. Schulz per Martial. Oh, e basta. Ma mi fai segnare sto 3-0? Ha rotti i coglioni. E namo. E che divi a tutte. Lukaku! Mamma mia, il miracolo di Szczęsny. Avevo tirato la bomba devastante. Attenzione, palla dentro. Ma Szczęsny, ma che cazzo, ma come fa a piarle tutte sul calcio d'angolo? Martial per Lukaku. Lukaku, è finita. È finita. Mamma, butta la pasta. 3-0 Lukaku. Mamma mia, che giocatore, ragazzi. Questo non lo vendo manco per 100.000 crediti. Che giocatore, mamma mia. Romelu Lukaku è fortissimo. Finisce qui il nostro debutto ottimo. Vinciamo 3-0 la prima gara. Beh. Non male direi. Un debutto tutto sommato carino, direbbe qualcuno. Dopo 4 partite abbiamo sbloccato 8 obiettivi, oh. Manca a fa così. Raga, detto questo, mentre sistemo le ultime cose, io vi ringrazio per aver visto questo video fino a qua. Vi invito come sempre a lasciare tantissimi mi piace.
se volete insomma un altro video di questo tipo in cui andiamo a relazionarci nel mondo dell'Ultimate Team. Non siamo partiti male, siamo partiti molto bene, vittoria 3-0 importante e imponente, quindi sono contento così. Vi chiedo di farmi sapere la vostra, come sempre con un commento qua sotto, vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi ringrazio per essere stati qua, buon shalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video!